premio speciale ad Augusto Minzolini, direttore di TG1, principe del retroscena politico, per 20 anni inviato ed editorialista della Stampa di Torino. Grazie. Allora, ho un sottile imbarazzo, sono un giornalista della TG1 che premia il direttore del TG1, no? Un po' particolare. Insomma, diciamo che questo premio tu te lo sei guadagnato prima ancora di diventare direttore, perché ti è stato assegnato a marzo, se non sbaglio, quando eri ancora editorialista principe della Stampa, quindi ti è stato assegnato per i tuoi articoli, poi sei diventato direttore del TG1 in itinere, intanto. E ma sai, la differenza? No, secondo me non c'è nessuna differenza. Penso che il giornalista lo puoi fare nella carta stampata, puoi farlo in video. Io penso che continuerò a fare la stessa cosa che facevo prima. Questa cosa che ho letto, che tu hai fatto l'attore per Nanni Moretti, Ecce Bombo, insomma, davvero? Sì, erano tanti anni fa, facevo ancora il liceo, mi ricordo l'ultimo anno del liceo, però mi è servito perché immagino che un po' non siamo diventati attori come giornalisti, no? La Gelli d'Italia, l'Italia è di destra, è stato il Berlusca a farle la festa, mi vien l'orticaria, il cuore mi trema, se crede che in coma ancora starò. Terribile sorte, truccate le carte, menzogne coperte, l'Italia aspirò. Parole più aperte, politiche certe, diciamolo forte, l'Italia farò, sì! Che Di Pietro sia il nuovo leader del centrosinistra, e ieri ho visto le affermazioni di Franceschini dove dice che il PD ha necessità di un'identità, in realtà da circa un anno l'identità del PD gliela dà Di Pietro, che se non è un sceriffo è forse qualcosa di un pochino diverso, sa, quelli che nei film western vanno a caccia dei... Non riuscirei a piangere questa mattina, so, se dovessimo concludere dicendo che Di Pietro è il nuovo leader del centrosinistra, non riuscirei a piangere. Senta, sta di fatto che se piange Bersani, però facciamo piangere gli altri. Il Parlamento siano presenti 20 condannati in via definitiva e prescritti come Berlusconi, D'Alema ed Andreotti. È veramente uno schifo che 70 tra i nostri rappresentanti siano stati condannati in primo grado, secondo grado o indagati. Senatori tipo Cuffaro e Dell'Utri sono senatori per meriti giudiziari, condannati in primo grado per relazioni mafiose. Avete approvato il lodo Alfano per evitare che Berlusconi finisse in galera, adesso volete limitare il diritto del cittadino di essere informato. Io vi dico una cosa, che la marea sta montando. Lo psiconano può fare comizi ormai solo nelle piazze chiuse, in cui fa entrare, come a Firenze, come a Prato, solo la sua claca. Ha inventato la piazza chiusa. Dopo il no all'iscrizione del circolo di Arzachena in Sardegna, è arrivato anche quello di Nervi in Liguria, dove il comico risiede. La ragione del rifiuto della tessera è quella indicata dalla Commissione Nazionale dei Garanti. Grillo e ostili al partito. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre finta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Centrosinistra ha colpe precise per non aver approvato una normativa sul conflitto di interessi quando era maggioranza, dal 1996 al 2001. Ma quella responsabilità non ci può spingere adesso a restare fermi e silenti. Bastare il governo non è anti-berlusconismo. Essere riformisti non significa stare zitti. Un riformista alza la voce, batte i pugni sul tavolo quando vede violentati lo Stato di diritto e le istituzioni democratiche, quando vede un governo che nega la crisi e le difficoltà di milioni di italiani, che non approva né riforme strutturali né misure per fronteggiare l'emergenza. Un riformista alza la voce e batte i pugni sul tavolo quando un capo del governo attacca la stampa libera,
quando attacca il diritto di cronaca, quando intimidisce imprenditori ed editori, quando offende le istituzioni internazionali, colpevoli soltanto di dire la verità. La verità, questa cosa per lui così strana e così pericolosa. Lasciare l'Aquila meglio di come l'abbiamo trovata, perché ci pensa questo vaso a distruggerla questa città. Bravo! Quello lo distrugge! Lo raccontare, che se era buono faceva il medico! E invece fa la ricotta! Lui non sopportava in piena campagna elettorale a Panama. L'hanno scritturato un po' la buona. Uno della scorta di uno di questi qua. Chi questo? Salute. Scusa, no, dal vestito, già che ti mi dato questo vestito, vediamo sto vestito. Se Fabio Masi, blob, eccola. Non, questo non l'avevo visto, non l'avevo letto, se no ti davo retta. Occhiali.